Sembrano un paio d'occhiali normalissimi, invece sono un paio di occhiali molto particolari, perché sono i fratelli di questo prodotto che è Muse, che è una headband che vedete lì, che è disseminata di sensori che permettono di rilevare l'attività cerebrale. Anche qua negli occhiali abbiamo, qua dove abbiamo tutti gli inserti in plastica, nel supporti del naso e quindi all'archetto, sono nascosti questi sensori che riescono appunto a rilevare l'attività cerebrale. C'è un'app dedicata che ci permette di fare the session, ok, che ci permette praticamente di fare una sessione guidata dal suono di meditazione. E durante questa sessione di meditazione, dove ci sono questi uccellini, io ho sentito un suono di un uccellino, perché mi ha fatto capire che in quel momento ero riuscito a rilassare la mia mente, diciamo, a mandar via tutti i pensieri. Come vedete, sono partito da una situazione di mente occupata, mi sono ben rilassato, qua è successo qualcosa, forse ho pensato cosa dovrò dire ai nostri lettori dopo che avrò provato gli occhiali, però dopo sono riuscito a ritornare a livelli proprio di meditazione. Quindi appunto questi occhiali e questa headband ci permettono di educare il nostro cervello, cioè di metterci in contatto con il nostro cervello e aiutarci nella meditazione. Per ora sono disponibili solo negli Stati Uniti, perché l'app è solo in inglese, puntano ad arrivare anche in Europa, arriveranno anche in Italia, perché gli occhiali sono fatti in collaborazione con Safilo, quindi il mercato europeo che verrà coperto per primo è proprio quello italiano. Quindi per tutti quelli che sono alla ricerca di qualcosa che li possa aiutare in modo anche abbastanza veloce a entrare in sintonia col proprio cervello, a meditare in modo più profondo, questi occhiali e la headband Muse possono essere sicuramente una soluzione interessante. Qui dal CES di Las Vegas, dal Digital Focus.